Stai buona, sorreggi, mi raccomando. Che meraviglia qui, no? A contatto con la natura, ragazzi, su uno sgabello, che su una panchina, anzi, che spero che tenga. E con un calzino che ho scoperto adesso che è bucato, vi saluta. Anche qua un po' timido, quindi non vuole mostrarsi troppo, ma va bene, perché poi tra quest'aria così pura e casta, no? Un pochino di aria trash che equilibra ci può anche stare. Sono poi qui anche perché su nel prato in cui ho fatto foto e riprese della tavola, del menù, mio papà sta tagliando la legna, quindi fa un po' di rumore e preferisco, insomma, mettermi qua in un posto così pacato a sentire il rumore degli uccellini, no? Sentiamo proprio così i risvegli della natura, seppur, insomma, non è che, come dire, qua deve ancora un po' svegliarsi, è ancora un po' addormentata. Infatti mi sto facendo aiutare da delle violette per darvi un pochino più di aria spring, no? Per immergerci un pochino di più in questa primavera. Poi sentite anche il canto degli uccellini, insomma, una bella immagine, secondo me, molto, molto, sì, carina. Allora, un buon cocktail che mi degusto, che mi accompagna, che è il cocktail che presento poi nel menù, perché vi racconto il menù di Pasqua che ho scelto di fare quest'anno. Ragazzi, nulla di complicato, un menù sicuramente non esagerato, niente di oh mio Dio quanta roba, no, perché poi quest'anno, considerando che non avremo chissà quanti invitati, non mi va di fare delle cose in più, no? Però comunque facciamo un menù speciale, perché pur sempre Pasqua, e ce lo meritiamo un menù speciale, perché noi siamo gagliardi, siamo ganzi. Sono 5 portate, tutte molto fattibili, dal cocktail al dolce. Siete pronti, ragazzi, che ve lo spiego? Prima però una cosa importante: gli ingredienti, le dosi e le ricette scritte del menù le trovate sul blog www.davidezambelli.com. basta che voi googolate Davide Zambelli, è la prima scelta che, diciamo, Google vi dà, e magari vi metto il menù così bello davanti, che così lo trovate subito e sicuramente è pratico. Poi adesso è pratico vedere magari tutti i passaggi, poi sarà pratico, una volta che il menù lo farete, vedere le ricette scritte invece, no? Quindi abbiamo detto aperitivo, un bel Easter cocktail, ragazzi, molto buono, fruttato, però con una, diciamo, importante vena alcolica, ma secondo me poi quest'anno, in questo periodo, no, un goccino di alcol in più non fa assolutamente male, anzi. Quindi ho pensato di così dargli una buona vena di tequila, però combinata con del succo, della spremuta, che così abbiamo anche gli antiossidanti, no, che bilanciando il tutto abbiamo un cocktail che non ci fa né caldo né freddo. Non dico che porti benefici, però non ci fa né caldo né freddo. Ve lo spiego. Prendiamo il ghiaccio e lo mettiamo in un panno. Adesso con un mattarello cercate di essere un po' violenti, gli date delle belle battute e lo riducete così a pezzi, cioè praticamente ghiaccio tritato abbastanza grossolano, comunque, in un bicchiere. 4 parti di tequila, quindi praticamente mezzo bicchiere, una parte di triple secco Cointreau, 2 parti invece di spremuta d'arancia filtrata oppure anche succo d'arancia e 2 parti invece di succo di ananas. Mescolatina e decoriamo con un fiore edule. Andiamo con l'antipasto, ragazzi, e vai! Ma avete presente il cannolo siciliano? Ecco, allora praticamente prendiamo come idea il cannolo siciliano, ovviamente per via di sapore non ci assomiglia affatto. Abbiamo una cialda esterna di grana, di formaggio grana, croccantissima e friabile, e poi dentro invece un ripieno cremoso a base di piselli, robiola. Esplode proprio la primavera qua. Piselli freschi, mi sono procurato questi, ovviamente vanno benissimo anche quelli surgelati, se non volete fare questa procedura, però essendo stagione io ne approfitto, quindi li togliamo dal baccello. Poi cipollotto lo peliamo e lo tritiamo abbastanza grossolanamente, tanto poi si forma una crema. Olio extravergine in padella, assieme a una noce di burro, facciamo andare il cipollotto piano piano, con delicatezza, insomma a fuoco medio-basso, e poi aggiungiamo i piselli, li facciamo cuocere con un pizzico di sale, un goccino di acqua, aspettate che guardo, ecco, l'aggiungo adesso, copriamo e facciamoli ammorbidire, non devono cuocere troppo, altrimenti poi il colore verde si spegne. Vedete che già qua un po' si è spento, però non eccessivamente. Nel bicchiere di un mixer, formaggio grana grattugiato, piselli intiepiditi, ci mettiamo la robiola o anche la ricotta se preferite, sale, pepe, un po' di basilico che gli dà questo profumo
buonissimo, inebriante quasi oserei dire, poi frulliamo per creare questa salsa setosa, morbida, e la conserviamo in un sac à poche, perché ovviamente poi saremo facilitati se usiamo la sac à poche quando li facciamo. Adesso mi imburo una bella teglia, ci metto sopra la carta forno e formo dei dischi di formaggio grana grattugiato che si trasformeranno poi in queste cialde, circa 12-13 cm di diametro, per essere precisi. Li mettiamo in forno, 200 gradi in modalità statica per circa 6 minuti e nel frattempo formiamo proprio i cannoli fatti in casa. Quindi prendiamo dell'alluminio, della stagnola, formiamo questi cannoli in questo modo. E quando il formaggio è pronto, però ancora malleabile, quindi deve essere ancora molto caldo, cercate però di non ustionarvi, aspettate quel minutino, arrotolate proprio il formaggio attorno ai cannoli che avete fatto. Li dovete lasciare un attimino raffreddare, perché ovviamente poi si induriscono, e poi li togliete dal cannolo di acciaio, anzi scusatemi, di alluminio. Preparate una granella di pistacchi che vi servirà per la decorazione, farcite i cannoli con la crema e poi alla fine li passate in questa granella di pistacchi. Aspettate che arrivo, eccoli qua, per dargli quell'aspetto insomma ancora più speciale. Pronti anche questi. Siamo arrivati al primo, sono tutti buoni i piatti del menù, ma questo secondo me, per quanto riguarda poi i miei gusti, insomma io sono molto, adoro gli asparagi, quindi tagliatelle paglia e fieno fatte in casa, ovviamente se volete optare per la tagliatella comprata va bene, tanto è l'idea che dovete rubare, asparagi e salsa di zafferano, ragazzi, un abbinamento meraviglioso, dovete farlo questo. Se prima ho usato i piselli freschi, questa volta uso i spinaci surgelati, li faccio andare per poco tempo con un goccino di acqua, poi li scolo, devono ancora essere belli verdi, quindi subito bloccata la cottura con l'acqua fredda, li strizziamo, li mettiamo in un frullatore di immersione, assieme alle uova e al pizzico di sale, frulliamo il tutto per ottenere una crema omogenea, che così anche la pasta sarà proprio di un bel colore verde omogeneo, farina e semola rimacinata di grano duro, io metto anche questa per la pasta fresca in una ciotola, mescoliamo prima le farine, poi aggiungiamo il composto, impastiamo prima in una ciotola e poi invece sulla spianatoia fino a creare un composto ovviamente liscio e omogeneo. Aggiungete un goccino di acqua se serve, però non esagerate perché comunque la pasta all'uovo deve essere un pochino più tenace. Impellicoliamola, prepariamo anche la pasta gialla. Ecco, trucchetto, se non avete le uova a pasta gialla proprio, mettete un pizzico di curcuma e vedrete che il risultato sarà lo stesso, bello giallo, proprio alla bolognese. Praticamente, vedete che bello giallo? Fate la stessa procedura, ovviamente non mettete gli spinaci, mettete le uova direttamente nella ciotola con le farine, impastate anche qua e lasciamo riposare, insomma, almeno 20 minuti, ma anche 2 giorni in frigo. Dopo il riposo basterà togliere la pasta dalla pellicola, mettere un pochino di semola di grano duro sulla pasta e anche sul piano, questo è il segreto per avere proprio ancora più certezza che la pasta non si attacchi rispetto alla farina, e cominciate a passarla nel rullo, se non avete il rullo ovviamente usate il mattarello. La pasta a me non piace troppo sottile, io preferisco comunque una tagliatella abbastanza spessa, infatti su 8 misure io scelgo sempre la 6, la terz'ultima praticamente. Lasciamola un po' asciugare almeno un'oretta e poi potete fare le tagliatelle passandola proprio nel rullo apposito oppure con il coltello. E tenetele da parte, ovviamente le potete lasciare così anche per giorni, perché ovviamente se si seccano si conservano molto bene. Asparagi, togliamo la parte più filamentosa, togliamo in questo modo anche proprio strappando con le mani insomma la parte legnosa, che comunque quelle parti là si tengono per un buon brodo, mi raccomando non buttatele. Cipollotto tritato, lo facciamo rosolare con del burro, perché adesso prepariamo questo sugo profumatissimo e bello primaverile, sempre fiamma dolce. Tagliamo gli asparagi così a fettine, non so, a fiammifero, ecco, fiammifero invece le punte, alcune intere, alcune invece a metà. Pizzico di sale, pizzico di pepe e poi facciamo andare questi asparagi con un goccino di acqua fino a quando si inteneriscono, ma anche qua guai se li strapuocete, insomma basteranno tipo 7-8 minuti, non di più assolutamente. Salsa di zafferano con del burro in un pentolino, aggiungiamo il brodo vegetale, lo zafferano ovviamente, e poi per legare il tutto un po' di amido di mais e acqua fredda.
fate questa pastella che poi aggiungete al composto quando bolle e vedrete che si legherà il tutto. Pizzico di sale, nel frattempo cuocete la pasta in acqua bollente salata per circa 2-3 minuti, insomma non serve tanto, e poi la fate saltare direttamente in padella con il sugo. La impiattate, basterà mettere un pochino di questa salsa sul fondo del piatto, la pasta, sopra un pochino di punte di asparagi per decorazione e poi ancora un po' di salsa, buonissima. Secondo piatto, molto scenografico, ho preso come ispirazione il filetto di mandorla Wellington, però l'ho modificato ovviamente. Al posto del filetto di manzo ho scelto intanto quello di maiale, quindi anche più economico. Al posto della crema di champignon, crema di taccole oppure anche di fave se volete. Al posto del prosciutto crudo, del guanciale, ma va benissimo anche la pancetta se la preferite. Poi al posto della sfoglia, della pasta di pane. Veramente tanta roba, tanta roba. Salvia e rosmarino tritati finemente. Adesso con un goccino di vino bianco diluiamo un pochino la senape e facciamo una specie di marinata alla carne, perché questo passaggio lo potete fare tranquillamente la sera prima mettendo il sale, il pepe, le erbe aromatiche, la senape, massaggiate il tutto molto bene, pellicola e in frigo. Anche la sera prima potreste fare questo impasto, perché poi magari lo lasciate lievitare la prima volta in frigo, quindi acqua tiepida, lievito, pizzico di zucchero, mescolate, farina bianca, farina di semola, miscelate prima con la mano e poi impastate proprio, goccino di olio extravergine e impastate ancora fino ad ottenere un bel impasto liscio ed omogeneo. Goccino di olio sulla superficie, fate lievitare 2 ore a temperatura ambiente, ma anche 7-8 ore in frigorifero, poi il giorno dopo o il giorno stesso, insomma vedete voi come volete organizzarvi, togliete l'impasto e fate la seconda lievitazione, però prima delle pieghe, portando l'impasto dall'esterno verso l'interno, altra lievitazione fino al raddoppio del volume. Ora le taccole, vedete? Sono dei fagioli piatti, dovete togliere le estremità e poi le tagliate a pezzi abbastanza grossolani, tanto anche qua facciamo una crema. Spicchio di aglio, togliamo l'anima centrale che insomma è sempre un po' indigesta, facciamolo rosolare a fiamma bassa assieme all'olio extravergine, poi mettiamo le taccole, l'acqua, pizzico di sale e facciamole cuocere fino a quando si inteneriscono proprio. Ovviamente le frulliamo e poi questa crema la mettiamo in padella, nella stessa padella che abbiamo usato per cuocerle. E sapete cosa ci aggiungiamo? Sempre quella miscela di acqua e maizena che lega il tutto. Poi sul blog trovate le quantità giuste. Ora dobbiamo rosolare la nostra carne, quindi un goccino di olio extravergine, la facciamo rosolare su tutti i lati, la dobbiamo fare proprio sigillare anche, vedete, su queste due parti qua, lasciamola raffreddare completamente, poi dobbiamo stendere la nostra pasta lievitata, la stendiamo con l'aiuto della farina, con l'aiuto ovviamente del mattarello, e formiamo 2 rettangoli. La carne, prima però di metterla nella pasta, dobbiamo passarla, no? Avvolgerla con il guanciale. Noi non ci accontentiamo proprio di niente. Quindi adesso ci mettiamo un pochino di crema di taccole raffreddata, mi raccomando, sulla pasta. Un po' di semi di girasole se vi piace. Ancora un pochino di crema per avvolgere completamente il filetto. E poi vedete a pacchetto così arrotolate la vostra carne. Goccino di olio sulla superficie, in forno, prima, ecco, mi raccomando, fate dei taglietti e gli scarti, giusto, importante, gli scarti non buttateli, dovete tenerli perché sono buonissimi, magari li togliete un attimo prima perché altrimenti si bruciano, comunque sentite la croccantezza. E mi sono dimenticato di dirvi invece le tempistiche della carne: 190 gradi per circa 30 minuti, forno statico, guardate il risultato. Quanta bellezza, cioè dentro è perfetta la cottura, sentite anche la consistenza, la pasta croccantina, poi dentro invece è soffice. Il dolce, chissà che dolce ci ha studiato Davide. No, dopo questo menù sarete anche pieni. In più avete magari la colomba e dopo ci sono le uova di Pasqua, insomma, a peso. Quindi ho optato per qualcosa di molto leggero. Poi un dolce al cucchiaio mangiato a fine pasto va sempre giù, nel senso che non ti serve una piccozza, no? Così, che ti sbatte il cibo dentro, la fetta di torta dentro, perché magari quella... Invece un dolce del genere vedrete che lo mangerete volentieri. Macedonia di fragole fresche con una mousse di ricotta alla vaniglia. Tagliamo le fragole, qua veramente mi viene da ridere perché questo dolce è una stupidatissima. Allora, le tagliate così a pezzi come volete.
Poi ci mettiamo, ovviamente, da tradizione, cosa che ci metteremo? Un po' di zucchero, un po' di succo di limone. Lasciamole macerare, insomma, dai 30 minuti fino alle 6 ore anche, in frigorifero ovviamente però. Un pochino prima di servire mettete in una ciotola della ricotta buona, mi raccomando scegliete della ricotta di qualità, un po' di vaniglia o l'estratto o i semi della bacca e lo zucchero a velo. Sbattete bene, poi mettete la panna e questo è il risultato, una bella mousse morbida, però non dovete prepararla troppo in anticipo, altrimenti si indurisce, mi raccomando. Mettete le vostre fragole nelle coppe e poi ci mettete sopra la mousse, buonissima. Insomma, qualcosa di diverso invece che la solita panna montata, dai. Ragazzi, il menù è finito. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Se lo provate a fare, anche solo un piatto, non serve che prepariate tutto per forza, però se preparate anche solo un piatto, magari taggatemi, che mi fa solo piacere vedere che voi avete provato a fare qualcosa. Ricordatevi poi che su Instagram trovate anche altre idee che magari qua su YouTube non pubblico, quelle ricette molto veloci. Vi lascio altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto, molto comodo, trovate il collegamento per andare direttamente sul blog e vedere le ricette scritte del menù. Buona Pasqua ovviamente e festeggiatela come meglio potete e noi ci vediamo. Vabbè, è finito, noi ci vediamo al prossimo video.